raccontiamo una storia col lieto fine. Parliamo, vi trasmettiamo da Lupara, che è uno dei comuni simbolo del Molise, di quel Molise fatto di piccoli borghi, di quel Molise resiliente, di quel Molise che si spopola. Qui nonostante tutto esiste una comunità dove ci sono 22 bambini e altrettante famiglie. 22 bambini che frequentano le scuole elementari e medie. Ebbene, dall'inizio dell'anno si è subito manifestata una seria problematica, nel senso che questi bimbi che da Lupara si recano a Casa Calenda per frequentare la scuola non avevano a disposizione un mezzo di trasporto, quindi uno scuolabus. E dall'inizio dell'anno che le mamme e i genitori devono trasportarli, portarli a scuola a loro spese e con i loro mezzi. Da allora sì, questi genitori, questa comunità ha chiesto aiuto alle istituzioni, fino alla regione e a chiunque potesse aiutarli. Noi ci siamo immediatamente attivati e mentre le istituzioni continuano a rimpallarsi le responsabilità, a puntare su campanilismi, ad approvare mozioni che dicono sostanzialmente faremo, vedremo e risolveremo un giorno il problema, sono passati 3 mesi dall'inizio dell'anno scolastico. Ora, poiché questi bimbi, tra l'altro in emergenza Covid, non potevano più aspettare, noi del Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di devolvere parte dei nostri stipendi per il noleggio di uno scuolabus. Questo che vedete, che finalmente trasporta in sicurezza questi bambini da Lupara a Casa Calenda. È una storia bella, una storia che ha un lieto fine grazie semplicemente alla forza di volontà di questi genitori e all'azione concreta del Movimento 5 Stelle. Ecco, noi infatti siamo emozionati nel vedere questo scuolabus, un pulmino adottato per quanto riguarda il servizio dello scuolabus. Emozionati davvero, abbiamo il cuore pieno di gioia perché è da mesi, dal primo giorno di scuola, quindi da settembre, che noi facciamo questo servizio con i genitori per accompagnare tutti i bambini, insomma, che frequentano sia le medie che le elementari a Casa Calenda, perché oggi è l'unico, diciamo, polo dove comunque sia ha una formazione dall'asilo fino alle superiori. Quindi niente, anche per via del problema del Covid, oggi siamo, cioè il servizio scuola, che è già da tempo che noi richiedavamo, era già dall'anno scorso questa richiesta, era stata fatta e ancora nulla. A oggi, grazie ai 5 Stelle che hanno donato questo pulmino per questo servizio, noi non facciamo altro che ringraziare, però continuiamo perché la lotta non finisce qui, perché il nostro punto è proprio quello farlo di diventare un servizio fisso, cioè deve essere un servizio proprio durante la continuità a oggi, negli anni a venire, di una linea dedicata ai bambini, perché la realtà oggi scolastica, quella più vicina a noi e più completa, è proprio questa di Casa Calenda. Quindi speriamo, noi non molliamo, continuiamo a lottare, a ottenere con la regione e tutte le istituzioni che questo diventa un servizio fisso e continuo. Per noi, ma spendo una parola anche per gli altri paesi, dove credo che non siamo gli unici a essere, ad avere questi problemi. Quindi con piccole scuole, dove sono realtà che non vengono finanziati e sono costretti poi ad andare nelle scuole, quelle più vicine a loro, quindi non sempre hanno degli scuolabus o comunque dei genitori disposti ad accompagnarli sempre. Quindi questo è il nostro obiettivo, noi parliamo per noi, però spendiamo una voce anche per tutte le realtà, per tutti quei paesi che sono con le nostre stesse problematiche. Grazie. Questa è una storia di resilienza, di una comunità che ha deciso di continuare a vivere dove vuole vivere, e l'ha fatto chiedendo con forza un servizio,
un servizio che gli dovrebbe garantire la regione attraverso una programmazione seria, una programmazione che metta a sistema un piano di dimensionamento scolastico vero, che metta a sistema un trasporto pubblico che sia rispondente ai bisogni dei cittadini, che faccia interventi sulle vie per garantire la viabilità ai cittadini delle nostre aree. E siccome loro questi servizi non si rivedevano garantiti, con forza noi hanno fatto sentire la loro voce con forza, e noi quella voce l'abbiamo voluta raccogliere. Ma il grazie non è a noi, il grazie va a loro, alle mamme, ai papà, ai nonni, che hanno voluto comunque garantire un servizio ai loro bambini per garantire il diritto allo studio e per potergli dare appunto una scuola che sia effettivamente degna di questo nome. Quindi il loro grazie va ai cittadini di Lupara che si sono battuti per un loro diritto. Grazie a voi. Noi siamo qui per rivendicare non un desiderata, come è stato appellato, non è un desiderio così di mandare i nostri figli ad una scuola chissà come, chissà di quale prestigio, quindi non pensiamo di doverla pagare tutta noi. Noi siamo qui perché pensiamo di vivere in un'area interna, e l'area interna va valorizzata. Noi siamo qui perché vogliamo stringere rapporti con il territorio, e il nostro territorio per forza di cose è confina con Casa Calenda, e Casa Calenda per noi che abbiamo dei bimbi in età scolare è l'unico punto che permette ai nostri bambini di stringere rapporti con bambini del territorio e fare innamorare i nostri bambini del nostro territorio, perché non possiamo continuare a vivere in un paesino isolato con 15-20 bambini così messi lì senza considerare la situazione territoriale e la possibilità di far innamorare i nostri figli del nostro territorio. Ecco, vogliamo ringraziare il gruppo consigliare per questa opportunità, per questa possibilità che ci hanno dato. Allora, eccoci a Lupara, un bellissimo paese dell'area interna del Molise, dove abbiamo oggi una testimonianza di resilienza vera, dove noi vogliamo contribuire a sviluppare questo territorio, così come stiamo facendo in tutte le altre aree del Molise. E quindi è chiaro che questa giornata, questa serata, innanzitutto è l'occasione per darvi gli auguri di Buon Natale, perché sarà complicato quest'anno vederci di persona, quindi auguri a tutti voi. Ma la cosa che volevo dire è che forse oggi ci siamo resi conto che nell'area interna non manca solo il trasporto locale, soprattutto per i bambini che vogliono vivere in questa terra insieme con le loro famiglie, ma ci siamo accorti che manca anche una strada. Quindi sarebbe opportuno che la Regione Molise non solo programmasse per il 2021 il nuovo servizio di trasporto, ma anche mettere in sicurezza questa strada, perché per arrivare qui dovrebbero fare esattamente quello che hanno fatto dall'altro versante, cioè su Casa Calenda, e quindi programmare nei prossimi lavori pubblici anche questa strada. Quindi speriamo che nel Natale 2021 potremmo ritornare qui e vedere i due servizi, sia i servizi di trasporto sia il trasporto su strada. Quindi vi auguro buon Natale e buon anno. Due parole anche, anche da parte mia per ringraziare i genitori di Lupara, il comitato dei genitori di Lupara, che hanno fatto questa azione di resilienza e noi non abbiamo fatto altro che favorire questo percorso che loro hanno avviato per manifestare un loro diritto, il diritto per i loro bambini di andare nella scuola che desiderano. Peraltro è la scuola più vicina a Casa Calenda. Noi siamo stati contentissimi di seguire questo percorso, quindi aiutare a noleggiare questo pulmino, e ovviamente proseguiremo le azioni anche in regione, in consiglio regionale, per permettere che la cosa diventi strutturale, quindi una linea della regione che permetta ai bambini di Lupara di andare a Casa Calenda per sempre. Grazie.
questa di stasera è un piccolo gesto, è un piccolo gesto per dei soggetti che stanno vivendo una situazione particolare, perché stiamo vivendo un momento di pandemia storico e sicuramente i soggetti più deboli, i soggetti più danneggiati da questo momento storico sono proprio i ragazzi, sono proprio i bambini. Per questo motivo loro non possono pagare anche le inefficienze di chi ci amministra e di chi ci governa. Stasera voleva essere solo un piccolo gesto per investire su quei ragazzi che rappresentano il futuro di questi paesi, rappresentano il futuro di queste aree interne, di questi territori che si stanno via via spopolando. Per questo motivo noi volevamo dare un gesto concreto e un supporto reale che vuole significare soprattutto un messaggio di speranza per un futuro migliore in questa terra. Per questo motivo la nostra presenza qui questa sera è un grazie speciale a tutti i genitori e a tutti i bambini che resistono in questa nostra regione, in questo nostro municipio. Un attimo che c'è il trattore, sta passando. Io guardate, sono un po' venuto alla verità, quando ho visto i bambini sono un po' emozionato, è stato veramente bello. Un grazie, come hanno detto i colleghi, ma a voi che avete saputo impartire una lezione a questa regione dove purtroppo nemmeno i diritti costituzionali li riusciamo più a garantire. Leggevo l'articolo 34 prima, l'articolo 34 dice che la scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita, i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. In Molise purtroppo non è possibile raggiungere nemmeno i gradi più bassi degli studi, perché è messo in pericolo addirittura, è minato addirittura il trasporto verso una scuola. Addirittura ai genitori gli viene detto: no, ma perché volete mandare i vostri figli in una scuola piuttosto che un'altra? Quella di oggi, da parte del nostro gruppo consiliare, vuole essere uno sprono a tutte le istituzioni a dialogare, perché i cittadini sono stanchi di sentire continui rimpalli di responsabilità, i cittadini sono stanchi di vedere i teatrini all'interno del Consiglio regionale dove si approvano mozioni vuote di significato, dove si impegna il Presidente a fare qualcosa. No, qui noi abbiamo dato una piccola dimostrazione di come poi la politica, per essere realmente vicina ai cittadini, deve smettere di parlare e operare. Noi l'abbiamo fatto con i soldi delle nostre restituzioni, ma ci auguriamo che lo Stato, che le articolazioni dello Stato riescano a garantire quel sacrosanto articolo 34 della Costituzione a questi bimbi senza ulteriori scaricabarili, senza ulteriori deleghe di responsabilità l'uno con l'altro. Basta. I cittadini sono stanchi e questa situazione va risolta immediatamente, perché vi dico la verità, lo abbiamo fatto col cuore, ma è impensabile che un gruppo politico debba utilizzare dei soldi per assicurare il trasporto a dei bimbi. La trovo una cosa umiliante per l'intera regione, dove invece dovrebbe essere garantito quel tipo di servizio proprio dalle istituzioni. Quindi io l'ho detto anche in consiglio l'ultima volta, non voglio né io né i miei colleghi assistere più ad azioni spot fatte solo ed esclusivamente per titoli di giornali. Questo problema va risolto, e va risolto in maniera definitiva. Si aggiunge, colgo brevemente l'occasione per dirlo, che questa azione, che ripeto abbiamo fatto con le rinunce dei nostri stipendi e vuole essere veramente un messaggio di augurio, di buon Natale per questa comunità, si aggiunge a quello che abbiamo già fatto, all'acquisto di un'ambulanza, di una Sten per 112.000 euro, la donazione dei ventilatori polmonari, lo studio epidemiologico sulla piana di Venafro. Insomma, si aggiunge a una serie di azioni dove la regione, dove lo Stato ha dimostrato di essere manchevole, e abbiamo sopperito con delle donazioni, perché di quello si tratta, che provengono dai tagli dei nostri stipendi. Quindi io faccio un augurio di cuore a tutta la comunità lucanese, sperando che l'anno prossimo ci troveremo a parlare di una storia assolutamente diversa.